Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, in zona concattedrale, anzi davanti alle vasche della concattedrale. Beh, questa è la zona più disgraziata della settimana, più incriminata per le tante segnalazioni relative al degrado. Ci siamo soffermati qualche giorno fa sullo stato di decozione assoluta in cui versano le vasche della concattedrale, con praticamente, sembra di imbatterci in una palude. Ma la cosa più inquietante ci è stata segnalata da alcuni cittadini. Infatti ci hanno detto: andate e vedrete dei resti di alcuni colombi morti, putrefatti, e giacciono lì da almeno una ventina di giorni, minimo. Quindi l'amministrazione comunale ora non può fare finta di non sapere. È assurdo, è vergognoso che in una città che vuol dirsi civile noi dobbiamo correre dei rischi gravissimi per la salute. È un attentato alla sicurezza della salute dei cittadini di Taranto. Pensate un attimino ai rischi. Signor Sindaco, lei è un medico, queste cose le dovrebbe sapere. L'assessore all'ambiente Baio, queste cose le dovrebbe sapere, che pure lui è un medico. Ma stiamo scherzando? Ma sapete le infezioni che si corrono con dei resti di animali morti? Ma quando è che dovete darvi una mossa? Io dico un'altra cosa: quando è che ve ne dovete andare a casa? Perché non si può gestire una città in questo modo. Lo posso dire alla tarantina maniera: quando è che ve ne avete a scegliere? Siamo stanchi, siamo stanchi. Qui c'è da intervenire, e invito anche l'ASL, il servizio di igiene e prevenzione, ad intervenire per questa situazione. È a rischio la pubblica incolumità. Signor Sindaco, dimenticavo un'ultima cosa: Gio Ponti non ha fatto realizzare queste vasche per raccogliere i colombi morti. Gio Ponti si starà rivoltando nella tomba a causa di questa amministrazione.